La superficie dell'isola spagnola di La Palma si sta espandendo a causa del fiume di lava che continua a sgorgare dal vulcano Cumbre Vieja. Il magma si solidifica una volta a contatto con l'acqua dell'oceano, sprigionando alte colonne di fumo. Le immagini satellitari mostrano una lingua di roccia fusa di oltre 300 ettari sulla costa occidentale, mentre sono quasi 2000 gli ettari già coperti di cenere. Ogni giorno il vulcano emette 17.000 tonnellate di anidride solforosa. Le autorità sono in allerta a causa del cambiamento dei venti che potrebbe causare un ulteriore peggioramento della qualità dell'aria a partire da questo venerdì. Gli abitanti di Tazacorte, la città finora più colpita, ma anche quelli di Los Llanos de Aridane e di El Paso, sono stati invitati a rimanere in casa e ad utilizzare mascherine FFP2. Sono quasi 1000 gli edifici raggiunti dalla lava, di questi più di 800 sono andati distrutti, danni anche a quasi 30 km di strade. La nube di cenere sopra l'isola ha raggiunto i 5000 metri di altezza.